Siamo con Donatella De Pietro, direttore responsabile di RT. Donatella, i mass media nell'ambito dell'educazione stradale ricoprono un ruolo importante perché voi vi rivolgete a tutti i cittadini che accendono la televisione e quindi è giusto magari dare anche messaggi importanti educativi. Arriva a Crotone il Forum Europeo dei Giovani della Sicurezza Stradale, un'occasione per fare anche educazione stradale tramite voi, voi lo fate quotidianamente, però ci siete molto vicini in questa cosa. Allora, intanto benvenuti nella sede di RT Calabria, mi fa molto piacere aver ricevuto la visita della mascotte di questo importante, diciamo così, momento ed evento che si svolgerà a Crotone, e tu sai che noi vi siamo vicini, cerchiamo sempre di dare tutto quello che è il nostro apporto, il nostro supporto, perché la sicurezza stradale sta a cuore a noi come giornalisti, come mezzi di informazione, ma anche e soprattutto come cittadini, questo certo. È importante. E sicuramente noi continueremo nel nostro ruolo, cioè quello di informare e di cercare di sviluppare anche una sensibilità maggiore, che è quella di conoscere le regole stradali, ma soprattutto quello di educare i più piccoli a quella che è la sicurezza stradale, perché è da lì che parte poi la vera sicurezza. Sappiamo che educare gli adulti è un pochino più difficile, no? Perché abbiamo diciamo così un po' radicalizzato nelle nostre abitudini alcune cose, però sentirmi dire per esempio da mia figlia: mamma, è rosso, fermati, è giallo, rallenta, non passare col vercia, insomma, ecco, e questo è importante, è da loro che nasce poi la vera sensibilizzazione. E io ti ringrazio di essere venuto qui nei nostri studi. Noi ringraziamo te per il lavoro che state facendo, tanti anni, sono 10 anni che il centro di monitoraggio sta facendo questo lavoro. E da mamma, perché Donatella è mamma, no? L'hai detto tu stessa, i bambini è giusto che diciamo lavoriamo con loro, però lo sai bene, se la mamma e il papà non mettono la cintura e non dicono ai bambini mettetela, loro non cresceranno con questa abitudine, così come noi usiamo la camicia, il pantalone, non usciamo senza camicia, senza pantalone, allora, perché è un'abitudine. Ti racconto un piccolo aneddoto che fa parte di questa cosa. Io e mia figlia, quando ci mettiamo in macchina, facciamo a gara a chi mette prima la cintura. Bellissimo. Perché mia figlia gli dice: mamma, ma come fai? Tu non sei neanche entrata in macchina e hai già la cintura. Spesso ci viene scomodo, no? Ma mi dà fastidio, mi stringe. È solo una questione di abitudine, certo. È solo una questione di modi di fare, i modi di fare quelli giusti bisogna dare ai figli positivi, e il lavoro che voi fate è un lavoro molto importante, un lavoro importante perché purtroppo oggi anche dalla scuola arrivano dei messaggi poco chiari, perché non sempre si riesce a fare educazione civica, sì. Educazione stradale, non si riesce ad insegnare a vivere. Allora, è vero, l'insegnamento a vivere ai figli e ai bambini parte dalla famiglia, ma la scuola ha un ruolo fondamentale e bisogna che si lavori insieme. Ecco, il centro di monitoraggio famiglia, esatto, fa da tradurion a tutto questo, e quindi è importante. Insieme a voi. Sì. Ci vedremo al Forum Europeo. Sicuramente saremo presenti. Grazie.